Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi vedremo il fulminatore a compressione. Fucile di precisione arco idraulico, spara una freccia che cade col tempo e infligge danni ad alto impatto in un raggio di 0,5 unità. Danni gittata e velocità aumentano con il tempo di carica. Secondo arco introdotto nel gioco, ma non ultimo. Comunque, disponibile nello shop settimanale di Salva il Mondo per 1680 di oro, questo arco fa parte del set idraulico. Perciò di quelle armi dotate di un sacco di respinta, come lo schiantadighe o il polverizzatore, comunque fa parte dello stesso set. Anche quest'arco è dotato di un sacco di impatto e respinta, infatti vedrete poi dal gameplay come risulterà utile per appunto controllare orde di zombie. Per il momento concentriamoci un attimo sul percaggio, semplicemente doppio danno critico e doppio livello critico, elemento energia più 20% danni. L'ultima perk, il danno inflitto con quest'arma, rallenta la velocità di movimento del bersaglio del 30% per 6 secondi, quindi a differenza dell'arco esplosivo che causava tormento, quest'arma rallenterà i nostri nemici, il che è molto molto vantaggioso. Perché ho detto che non sarà l'ultimo arco? Perché oggi stesso, dipende un po' quando guarderete questo video, quando questo video uscirà, allo stesso tempo sarà già uscita l'altra sfida per ottenere l'arco Vindertech, ma quella è tutta un'altra storia e lo vedremo nell'altro video. Per ora rimaniamo concentrati sul fulminatore a compressione. Dunque raga, arco spettacolare sia per controllare gli zombie sia per infliggere danno. L'unica pecca appunto la sua ricarica, in quanto appunto per ottenere il massimo del potenziale del danno dovrete tenere premuto il corpo fino a che sentirete che appunto l'arma fa un ticchettio, che vi segnala appunto che la carica dell'arco è al massimo, e così avrete il massimo del suo potenziale. Il problema è che comunque ci mette un paio di secondi a tenere caricata questa freccia, quindi molte volte quando dobbiamo cercare comunque di fare piazza pulita, e anche velocemente, diciamo che sapete, l'arco non è il miglior modo, anche perché comunque ci mette un po' a caricare, ci mette un po' a caricare il colpo, e comunque è un'esplosione di 0,5 tiles, abbastanza ridotta. Per quanto riguarda le statistiche, quest'arco è leggermente inferiore all'arco esplosivo, tranne che appunto per l'impatto. Anche se tutto sommato, comunque, utilizzato in prima persona, ho avuto modo di provarlo anche boostato da un team e devo dire che comunque anche il suo danno non è del tutto trascurabile. Comunque quest'arco purtroppo non è in grado di fermare uno smasher che carica, è in grado di addomesticarlo sì, ma purtroppo fermarlo mentre carica ancora no. Posso dirvi che comunque il suo impatto è davvero comodo, infatti comunque quando vi si avvicineranno troppi zombie vi basterà sparare un colpo e vedere che il suo impatto funzionerà un po' anche da diversivo. Comunque anche questo fulminatore a compressione fa parte del set dei cecchini. Utilizza munizioni dei cecchini e posso dirvi che mi sono divertito un sacco a utilizzarlo, perché come avrete tutti ben visto, ovviamente con questo arco siamo riusciti a ottenere molto più danno, o almeno forse non l'avete ancora visto e lo vedrete tra poco nel video. Comunque la differenza qual è? Che appunto questo fulminatore incrementa danno, gittata e velocità, comunque per velocità intendono la velocità che avrà il colpo da arrivare sul bersaglio, semplicemente aumenterà con il tempo di carica. Mentre l'arco esplosivo faceva aumentare solamente gittata e velocità, quindi non faceva aumentare il danno. Ecco perché certe armi vanno viste per forza con un gameplay, perché ovviamente dalla descrizione possiamo capire tutt'altro. Anche guardando magari le statistiche base di un'arma possiamo fraintendere. Non si sa mai un'arma cosa veramente ci riserva finché non la proviamo sul campo di battaglia. In questo caso abbiamo utilizzato anche una bella build con Jones e Coniglio in cursore, quindi ritorno di fiamma, pelle di dinosauro e forza di dinosauro. Quindi mirino rapido, subwoofer e pronto e carico. Che dire raga, io sono davvero contento di questa introduzione, non vedo l'ora anche di provare l'altro nuovo arco appunto ottenibile tramite le sfide di Frostknight, non vi preoccupate perché vedrete anche quell'arco sul canale. Io raga vi consiglio assolutamente di spendere l'oro e comprare questo arco dal negozio settimanale, anche perché non si sa poi quando verranno rimesse tutte queste armi, insomma se poi vi siete anche persi l'arco esplosivo è un ottimo modo per rimediare secondo me. Le build di eroi con cui potete abbinare quest'arco sono comunque davvero tante, potete utilizzare Link's
come primario e basare molto il danno con la tempesta di kunai mentre siete in volo. Potete usare Ramirez Cromo, incrementare la velocità di ricarica e allo stesso tempo rigenerare anche il vostro scudo. Potete utilizzare Jonesy Coniglio Incursore per ottenere più danno col danno critico. Potete utilizzare l'eroe musicale che vi boosta dopo tot uccisioni. Insomma, come vi dico sempre, sono svariate le build che possiamo utilizzare con quest'arco, ma semplicemente con tutte le armi. Anche con un semplice Jonesy Rex che ci boosta semplicemente danni a distanza. Potete basare la build su di lui. Potete utilizzarlo con Zenith e comunque, oltre all'effetto stordimento, ghiacciarli pure. Ok raga, non so se mi sono dimenticato qualcosa, ma sicuramente ci sono anche altri modi molto più promettenti. Alla fine di questo video vedrete un piccolo pezzettino di clip in cui proverò l'arco full percato con le perk originali come fu uscito. Quindi mi sembra aveva due impatti. Ecco, all'inizio l'ho provata così e ho bullizzato uno smasher. Vi lascio la clip in fondo a questo video. Comunque io vi ringrazio di aver guardato questo video. Fatemi sapere con un commento la vostra opinione. Per oggi vi saluto, ci vediamo alla prossima. Bella bella! He's blue and he's scared of my balls. But now we're stressed out.